Buongiorno, allora mi sento un po' stanchino. Neanche troppo, sono riuscito a dormire, a dire la verità, ho dormito come al solito, solo che quella melatonina mi ha stoccato e quindi sono abbastanza riposato. Adesso mi sparo un caffè in vena assieme a yogurt alla vaniglia, banana e un po' di succhetto, proprio frutta oggi. Ho altra roba o no? No, no, niente. Va bene così. Va bene così. Un po' di succhetto. Che palle, sono già le 7:40. Devo mettermi a sveglia un po' prima. Cioè, lo metto tipo alle 7:25, così ho tempo di lavarmi la faccia, sistemarmi, pregare Nostro Signore. Oh, sono sempre quei 15 minuti di cazzeggio. Se mi svegliassi prima potrei cazzeggiare di più. Comunque, ragazzi, anche adesso piove e io volevo mettere scarpe nuove, ma no, non ci penso neanche. Come al solito, ora mi ascolto un pochino di musichetta, mi rilasso un due, faccio la mia colazione che tra 20-25 minuti parto ed esco da qua. Salpo l'ancora. Sì, oggi la camicia me la posso infilare perché c'è un freddo e una pioggia allucinante. Cioè, no, allucinante no. Anzi, non c'è neanche freddo, sono 17 gradi e mezzo. Però piove, insomma, piove brutto tempo, quindi giacchetta necessaria. Sotto mi sono messo la polo e cos'ho? Ah, il pile. Oh, torna qua. Dall'altra parte? Ok. E quindi niente camicetta oggi. Qua mi crescono sempre baffi. Cioè, no, cioè non baffi, ma peletti tipo qua. Però solo qua, cioè qua ho sempre un buco e non capisco come mai, quindi mi tocca tagliare. Niente ragazzi, sono arrivato. E sta piovendo, sono indeciso se uscire solo col cappuccio, tanto devo solo attraversare la strada o prendermi l'ombrello. Vabbè, buona giornata, ci vediamo dopo. 24 gradi. Va bene. Finito, non piove più, è uscito un pochino di sole, anche se di fronte a noi c'è delle nuvole abbastanza minacciose. Io adesso l'obiettivo è andare direttamente in palestra, anche se ho commesso un grave errore perché mi sono dimenticato a casa le cuffiette. Di conseguenza sarà un allenamento triste. Non vedo l'ora un po' di relax e stasera mi mangio. Cos'è che mi mangio? Potrei farmi delle verdurine? Cioè pomodori. Pomodori. Della carne magari. Le uova non ce l'ho, magari posso andare a comprare le uova. Allora, vediamo di farcela stavolta. Questo aperto, aperto. E mannaggia, mi sono reso conto che mi sono messo le scarpe bianche, quelle in pelle rovinate. E ho dimenticato quella ginnastica. Vabbè, ragazzi. A volte va così. Sto facendo solo addominali per ora. Sto morendo. Adesso devo andare a fare il pieno, perché sennò domani non riesco neanche ad arrivare al lavoro. Ho 15.000 km d'autonomia, quindi ciaone. Ci siamo, tra parentesi, devo anche andare a fare la revisione delle bombole del gas. E ci vado domani. Però per adesso facciamo il pieno. Oddio, mi hanno chiuso dentro. Grazie, grazie. Vediamo se ce la facciamo. Perfetto. Dicevo, il vantaggio di. Poi sono solo le 8 e mezza. Sono solo neanche le 8. Perché chiudono ora? C'è scritto 8 e mezza nel sito. Meno male per il rotto della cuffia. Comunque, il beneficio di avere l'auto a metano è che almeno il pieno. Non spendo un cazzo, perché 18 euro per fare 300 km, mica male, mica male. 300 km in città, poi se faccio tutta autostrada o tangenziale ne faccio anche 400.
in città 280, 290, 300, 320, giù di lì. Allora, io adesso avrei fame, quindi vorrei andare a casa. Le opzioni sono o andare a casa e mangiare o e non farsi ammazzare, o andare a vedere ora degli amici che giocano a calcetto. Però se iniziano ora vuol dire che finiscono alle 10, poi arrivo a casa e devo iniziare a cucinare. Non c'ho voglia. No, non c'ho voglia. Anche perché ho il telefono che è tipo al 20%, quindi rischio uno di non farcela, due, boh, è sempre bello, è sempre comodo e importante averlo un pochino carico. E quindi evitiamo, questa volta evitiamo. Allora, noi adesso andiamo a cucinare e stasera, cioè mi sono già fatto la doccia, quindi non vorrei farmi chissà quale passeggiata, però magari qualcosina, non lo so, vediamo, forse una passeggiata, mi metto in cuffia, potrebbe anche starci, vediamo come sono messo dopo cena, se sono stanco o meno. Io mi ricordo con l'appunto di mio nonno, che era un catorcio, era un 1200 aspirato benzina del 2003, penso, consumava tantissimo, spendeva un botto di benzina quelle rare volte che la utilizzavo. Cioè, ma tipo 15 euro per 100 km, assurdo, assurdo, se non di più. O perdeva benzina per strada, o non lo so. E comunque, questa comodità un po' dell'auto a metano, perché alla fine vai a risparmiare. La cosa negativa è che per fare il pieno, i posti, cioè ti devi un po' adattare, come avete visto prima, la gente chiude. Perché solo alcuni sono self-service e non tutti quelli self-service sono aperti 24 ore. A Verona ne ha appena aperto, cioè appena, da un annetto a sta parte ne ha aperto uno che non è comodo rispetto a dove sono io, ma almeno è un'opzione. Però mi è capitato una volta, sono andato a un matrimonio verso Cuneo e sono rimasto praticamente fregato. Ho dovuto fare il pieno tipo ad Alessandria. Non era per niente agile la situazione, poi devi stare lì con l'applicazione, controllare è aperto, non è aperto, com'è la situazione, posso andare, posso fare il pieno, è tutto organizzativo, molto di più di avere tipo un'auto elettrica, perché l'auto elettrica, cioè la colonnina, ti arrangi, noi tagliamo strada, c'è la colonnina, ti arrangi, fai le tue cose, sì, è più lento a caricare, ma almeno autonomia ne hai anche di più, hai voglia. E poi te la carichi a casa, quindi tranqui. L'auto metano in questo è proprio è quella un po' più scomoda tra tutti i motori endotermici. Pro e contro, benzina diesel spendi un po' di più, però è più comodo, hai tanta autonomia. Insomma, soliti discorsi, ragazzi, è una coperta corta, dipende da quello che devi fare te. Niente, ragazzi, stasera sono stato a casa, sono 20 alle 10, a dire la verità potrei andare a fare una passeggiata, però stasera non me la sento, non ho voglia. Voglio stare tranquillo, in chilling, senza troppi scazzi, voglio un po' riposare. Mi sto guardando un po' di video, un po' per rilassarmi. E non penso di fare nulla. Tra un po', forse mi metto col proiettore di là, mi guardo un filmetto. Sempre tisanina, sì, camomillina come ieri, che di certo aiuta a dormire. Più che a dormire, aiuta a dormire in modo profondo e quindi ti dà molta. Insomma, ti svegli abbastanza riposato. Oggi non ho avuto chissà quale abbiocco a pranzo, cioè un pochino, ma non eccessivo. La pizza che ho preso era salsiccia, patate e brie, che adesso eravamo con dei colleghi a pranzo e di solito appunto loro hanno la tradizione del mercoledì, solo che stavolta abbiamo detto dai andiamo martedì che loro ormai non ci sono in trasferta. Quindi pizza a pranzo il martedì, come settimana scorsa. Non voglio esagerare, voglio che rimanga massimo 2 volte a settimana. Infatti stasera, un pochino per andare a equilibrare la mia vita, mi sono mangiato un'insalatina, il pollo fatto a scaloppine al limone e del formaggio,
Poi avevo lì in frigo ho trovato del tè alla pesca Fuse, e ho detto, vabbè, senti, me lo bevo, fanculo. Niente, questa serata, ragazzi, a volte c'è entusiasmo, a volte no. Stasera ho tutto meno che entusiasmo, sono un po' a terra, un po' demotivato, non lo so. Non il massimo, non il massimo. E così. Niente ragazzi, è più forte di me, alla fine sono uscito. Cioè, sono uscito, sto uscendo ora. Ero tanto così da farmi una passeggiata, però poi ho visto il meteo e anzi, più che la passeggiata volevo prendere il monopalla. Solo che poi ho visto il meteo e davano probabilmente un pochino di pioggia, quindi ho detto, senti, non c'ho voglia di pensare anche a quello. Comunque ho tipo il casco della moto nel baule che continua a rotolare ad ogni curva e non ho voglia di fermarmi per legarlo. Ah, tra l'altro io mi sono fatto la patente della moto, insomma quella completa senza limiti, e mi sono comprato tutto l'ambaranam, guanti, giacca della moto, della Dainese, e casco e tutto, e mi manca la moto. Semplicemente. Adesso ho altre priorità, ho grandi progetti nel breve termine, nel senso da qua a un anno, e quindi la moto non è tra i miei pensieri, assolutamente no. Comunque sta videocamerina, vi giuro, è pazzesca, è minuscola, guardate come si vede bene al buio. Cioè, banalmente. E è uscito il video del matrimonio, no? E anche un mio amico, bravo sto qua che passa con il rosso, e anche un mio amico ha fatto il video del matrimonio, che era lì. Leonardo, l'avete visto nel video che era nel suo vlog? Lui lo faceva col telefono, che comunque, cioè, è un bell'iPhone. Però vedi nettamente la differenza, dimensioni sensore, dimensioni obiettivo. Cioè, queste cose fanno la differenza. Il software può arrivare fino a un certo punto, proprio alle foto. Anzi, più che per le foto, per la comodità i telefoni sono ineguagliabili. Ineguagliabili, ce l'hai sempre in tasca, sono sempre con te. Ma con questa mi sta dando delle grandi soddisfazioni, anche se penso sia rotta, perché ogni tanto quando l'accendo fa dei rumori strani. C'è dentro il motore brushless che non lo so, fa casino, si muove. Non mi dà molta sicurezza. Più che altro, sta macchinetta, appena l'ho comprata, mi è arrivata rotta, quindi ho dovuto cambiarla. E ci ha messo un mese per arrivare. Ed è questa qua, che adesso mi pare che sia rotta di nuovo. E quindi non lo so. Spero che non sia quello il problema. Però non mi fa sperare nel meglio, ecco. Saluto un po' gli altri, sto fuori un'oretta e poi basta, niente aperitivi oggi. Bello Ma però. facciamo solo Beh, quello anche che una vagina piace mi alla farei in fine. modo tipo questo. Trieste, Qual è il tutto inteso, tatuaggio che capito? preferisci per Beh, adesso? Dio Dio teso, cane, no, Dio ce ne cane, sono troppi, contento, non so contentissimo. scegliere. Anche perché Dio cane basta che Però abbia una tipo mappa anche di una tutti i cosina paesi lì, così Dio cane. cute. Vorrei Vorrei una una ciliegia. ciliegia. Massimo di Hello No, Kitty. no, anche Hello Kitty al Penso. supermercato, Al no, superché. io. Anche Al Pola. superché. La Esatto. suona Vorrei italiano, delle Pola. ciliegine anche, Eh però sì. tipo Dove queste. vuoi? Sul Ma lo braccio, sulle vedi, cioè, lo gambe? vedi da come sono Comunque, fatte le case, sui cioè, lo piedi voglio vedi dal farmeli a tipo secca. paese lì. Zemi, approvi questi. No, ma Ma io questi non devo non so se me approvare li niente. tatuerei. Quello Bravo. che vuole lei se lo fa. Anzi, più che approvi, ti Dillo, piacciono state questi? louder. Discorso da ragazzo Mi educato, piace di più. giusto Mi così. piacciono. Questo qui mi piaceva un Questo è sacco. Questo è strafigo, strafigo, no? secondo me. Dai, ma Cosmino, che poi è lungo bello come il cosmino. È Quello è vero, il bello. Sì, tipo Fugatta. qua sopra, Sul sul culo. culo. È fine quello. È molto fine, che fa Sul tipo luna e culo. È sole anche molto l'altro carino, giorno. è molto carino.
Ma tu, Zemi, hai i tatuaggi? È vero, Zemi? Un po' da boccia, dai, però. Zemi, hai i tatuaggi, te? No. Te ne faresti qualcuno? Sei, un bel pesce? No. Io sì, ho i tatuaggi. E mi piacerebbe una anche questo. Una bella carpa? Dove hai i tatuaggi? La carpa? Devono far fare la pausa. No, una pecora e mezza. Sì. Poi ho fatto un amo per mia madre. Però non puoi prendere il pesce. C'è tipo qua. Per portartelo da casa o devi salvartelo. No, io mangio. Poi... Cioè, hai un dragone, allora, lì, ma hai un dragone. Allora, l'ernia, quindi me l'hai solo di simpatia. Ma no. Un bel fagiano qua sul collo. Oppure zero. Cosa ridi, Seba? Non è abbastanza nobile il fagiano? Posso rubarne un goccio tuo? La fagiana. Comunque, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, perché ho visto che circa il 50% delle persone che guardano questi video non è iscritta, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete mi piace. Numerosi, noi ci vediamo domani alle 11 per il prossimo episodio.